noi abbiamo deciso di intitolare la nuova sala della biblioteca di Ostia, Raissa Gurevic-Kalsa, per tutta una serie di ragioni. Intanto un personaggio complesso e affascinante che ha attraversato la storia del Novecento in maniera anche tumultuosa, se vogliamo. Raissa era originaria di Odessa, quindi ucraina, di nazionalità ucraina, e aveva sposato anche in giovane età un regista e scenografo russo, Kroll. Dopodiché si era spostata in Europa occidentale, Berlino, Parigi, dove aveva poi iniziato i suoi studi di archeologia alla Sorbonne di Parigi. E lì ebbe anche l'occasione di conoscere Giorgio De Chirico, che poi fu il suo secondo marito, prima di arrivare a Ostia, dove invece incontrò Guido Calza, che era allora il direttore degli scavi, e in extremis, prima che Calza morisse nel 1947, sposò Guido Calza. Quindi una donna molto, come dire, affascinante da una parte, travolgente dall'altra, una donna però molto seria in ogni ambito lavorativo affrontato, sia quando appunto era una danzatrice e attrice, e a maggior ragione quando è diventata appunto archeologa e una delle più grandi esperte di iconografia antica, di storia dell'arte antica. Ha dato un contributo notevolissimo allo sviluppo della ricerca a Ostia. Raissa Kalsa muore nel 79 ed è sepolta qui a Sant'Ercolano, presso il cimitero di Ostia Antica, insieme ai padri della patria, se così possiamo dire, ai maggiori studiosi e scavatori di Ostia stessa, che sono peraltro ricordati in una serie di lapidi che sono proprio sopra di me. Quindi, oltre a Guido Calza, Dante Paglieri, Italo Gismondi, Giovanni Becatti, veramente i padri dell'archeologia ostiense e non solo. Mancava forse a Ostia l'intitolazione a un'archeologa donna. E Raissa Kalsa è stata appunto una grande archeologa e storica dell'arte, quindi noi abbiamo pensato per questa festività dell'8 marzo del 2022 di intitolare proprio questa giornata a Raissa, la nuova sala della biblioteca. Chiaramente il valore aggiunto è anche dato dal fatto che Raissa era ucraina, ma che aveva appunto sposato un russo e poi gli italiani. Questo che cosa ci dice? Che comunque questo è un luogo dove l'integrazione culturale europea è un tratto identitario. Ostia era la porta in antico di Roma sul Mediterraneo, quindi era già di per sé un luogo di incontro e di commistione fra genti di provenienza diversa, etnia diversa, religione diversa, lingua, cultura diversa. E lo è tutt'oggi perché comunque da tantissimi anni Ostia ospita le missioni archeologiche di istituti di ricerca e universitari provenienti praticamente da ogni paese del mondo. Quindi ci è sembrato, insomma, importante che proprio in questa giornata dell'8 marzo, insomma, in un momento e in giorni in cui la guerra sta imperversando in Europa dell'Est, in Ucraina in particolare, Raissa Kalsa potesse, insomma, emergere all'attenzione di chi non la conosce.